Barbara Viale, membro del CDA del Casinò di Sanremo. Siamo qui perché è stato presentato il calendario natalizio degli avvenimenti del Casinò e anche che riguardano tutta la città. Avvenimenti che si costeranno al Casinò sui 120.000 euro, grosso modo, quindi una cifra abbordabile anche per la presenza degli artisti. Ce le vuole ricordare, Barbara? Sì, molto volentieri. Abbiamo i Dream Magic, che sicuramente sono uno spettacolo molto prestigioso, molto importante e che va anche, sarà il 2 novembre, coinvolge anche i più piccini, sì. Quindi è anche un elemento interessante. Un'apertura, un'apertura ai minorenni. Sì, poi abbiamo Enzo Avvitabile, abbiamo Christian De Sica. Ricordiamo anche le date, così almeno chi ci ascolta, chi vede, prende nota. Okay. Enzo Avvitabile il 16 novembre, Christian De Sica il 6 dicembre, per Capodanno abbiamo Gin & Fizz, Los Locos, Massimo Bagnato, e il 5 gennaio per l'Epifania Claudio Lauretta e... Insomma, e poi arriveranno anche altri personaggi nel 2020. Ecco, lei è fresca, è un'esperienza fresca questa del Casinò, un'esperienza che è iniziata pochi mesi fa. Come si trova? Come si trova? Ma molto bene, assolutamente di grande interesse, di grande impegno. E... Insomma, siamo trovato una buona struttura, un consiglio di amministrazione affiatato, quindi è un'esperienza... Positiva, sì, grazie. Anche perché fortunatamente in questo periodo il trend è positivo per il Casinò. Sì, porta fortuna, porta fortuna. Grazie. Beh, è importante, no? Perché la fortuna nel gioco sì. È essenziale. In un Casinò sì. Alessandro Sindoni, vice sindaco di Sanremo e assessore al turismo di Sanremo. Qui siamo al Teatro del Casinò per lanciare così il periodo delle manifestazioni natalizie, diciamo. Ho visto un campionario nutrito, lei cosa mi dice? Ha partecipato anche a queste scelte oppure è una scelta solo del Casinò? No, io non mi permetterei mai di dire cosa fare al Casinò che non è autonomo. Diciamo è una collaborazione, che, non sì, è? Sì, quello sempre, sempre con i membri del CDA, con gli stessi anche staff del Casinò. Stiamo cercando di costruire tutti insieme, l'input è quello di cercare di dare sempre un'impronta maggiormente musicale della città, dunque si inizia passo dopo passo verso questa mission che vedrà insieme non soltanto il comune, il Casinò, ma anche soggetti privati come potrebbe essere Villa Ormond, Villa Nobel e all'Ariston, dunque un pacchetto da vendere tutti insieme in tempo e attrarre il più possibilmente più turisti in città, quindi dobbiamo attrarli, dobbiamo vendere un prodotto, il prodotto dovrebbe essere quello della città della musica. Sì, che è un suo pallino, un suo progetto e speriamo che vada in porto perché l'unione fa la forza. Se c'è un'unione di personaggi che amano gli spettacoli, che amano il turismo, devono essere insieme perché insieme si va lontano. Eh sì, senza questi soggetti, anche i privati, certo. Il comune ormai non ha neanche più le potenzialità economiche di far fronte a investimenti di tale portata, per cui il comune quantomeno ci si deve affiancare, cercare di sfruttarli e anche aiutarli se possibile, per cui è un passo di un lungo cammino, certo. Quindi quest'anno un primo cambiamento ci sarà proprio durante le natalizie, ma come dicevo devo ancora terminare. Rimane ancora un po' un segreto, una sorpresa, perché ancora così da completare qualcosetta. Strategie? No, stiamo lavorando e stiamo vedendo anche affrontando le nodi contrattuali, però stiamo lavorando veramente in maniera assidua con gli uffici e veramente che ringrazio perché stanno facendo un sacrificio in termini di tempo, di lavoro immenso e sta venendo un bel lavoro, mi piacerà presentarvelo per vedere se condividerete con me questa idea, comunque è nuova nel senso che è un ostacolo non per criticare il passato, ci mancherebbe, no, ma è proprio per migliorare. Ma non lo so, magari è una mia idea sbagliata, è un tentativo, cioè. Proviamo a vedere se riusciamo e vediamo. Sì, perché poi si è aperto anche uno spazio agli avvenimenti sportivi che sono trainanti perché lo sport tira sempre, le cose fatte bene portano gente da tutta Italia. Lei aveva detto adesso così, ha svelato qualcosa che gli piacerebbe unire anche sport e musica. Ma in quel periodo lì che diciamo va dal 6 al 6 gennaio un evento importantissimo sarà la maratona dell'8 dicembre che è ancora diciamo
per l'evento che è, per la portata che ha, per dove essa viene svolta, che è la nostra, lungo tutto il percorso della ciclabile, che è l'oro, che abbiamo il petrolio di Sanremo e di tutta la della nostra riviera, diciamo che potrebbe diventare qualcosa di veramente importante, che per 2 o 3 giorni può portare migliaia di persone in città. Dobbiamo accompagnare anche questo con la musica, c'è bande, qualcosa così, sì, qualcosa di, per la città, tutto quanto. Qualcosa di divertente per la città, comunque di musicale. Chi viene a Sanremo sta per partire, deve sentire la musica, sta correndo, deve sentire la musica, arriva, deve sentire la musica. Perché io l'ho fatta lo scorso anno la maratona e per problemi che non sto a dirvi, però che non hanno di certo... non è certamente colpa degli organizzatori, sentirmi dire da un siciliano, no, che io gli ero dietro prima della partenza, che non c'era la musica, da consigliere comunale mi giravano non un po'. Non ci si rimane bene. Quest'anno certo, non certo, sarà certo. Così. Però aiutato, errori, questo siciliano ha aiutato. Sì, dagli errori abbiamo creato un tavolo molto importante, non soltanto col Comune di Sanremo, ma con tutti i comuni in cui passa la limitrofi, quelli della ciclabile. Certo, in cui ci vedremo proprio lunedì. Lunedì c'è Area 24, Confcommercio, Confesercenti, il CONI, perché cerchiamo di puntare, anche quest'anno cercare di migliorare un evento che potrebbe avere una portata turistica immensa.